Vino Zaba, le regole della radio le conosce tutte e mi potrà anche un po' picchiare perché le canzoni non si disturbano mai, vero? Buongiorno Savino. Sì, così si dice, così si dice. Teoricamente sì, una volta c'era ancora più rispetto, no? Esiste una grammatica, hai ragione. Buongiorno a tutti intanto. Buongiorno. Buongiorno. Esiste in realtà una grammatica secondo cui le canzoni vanno rispettate in un certo modo. Ma a noi ce ne importa nulla perché abbiamo un po' di fretta, vero? No, in realtà. Parliamo invece di una cosa molto importante. Tu questa sera sarai a Cerignola. Sì. E farai un po' amici. Da cicerone. Mm. Sì, sì, sarò con un amico personale, un grande campione del passato del calcio che mi ha fatto sognare, che ci ha fatto sognare, perché insomma ho passione calcistica da sempre, ho anche praticato, ho anche giocato, ma soprattutto sono tifoso della Juventus, vabbè, diciamolo. Sì, insomma, sì. Diciamolo è un difetto, un problema che vuoi. Sì. Mi piace il Foggia, mi piace la Juventus, queste due grandi passioni, e il Cerignola ovviamente che seguo con grande attenzione. Sì. E questa sera lo Juventus Club Gigi Buffon di Cerignola insieme al grande Sergio Brio, ovvero l'ultimo stopper, come recita il suo libro. Sì. Edito da Kraus, che poi è la mia stessa, la casa editrice con la quale ho pubblicato il mio stesso libro, il mio libro. Andiamo a far due chiacchiere e a raccontare l'epopea di una grande Juve che ha portato a casa veramente tutti i trofei possibili e immaginabili. Sergio è uno che ha vinto 4 scudetti, ha vinto tutte le coppe europee, compresa l'ex Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League. Sì. E la Coppa Intercontinentale, insomma, e poi una grandissima persona straordinaria, pugliese anche lui di Lecce. Ma benissimo, insomma, un libro che tra l'altro è già finalista del premio Bancarella. Brava, esattamente, finalista del Bancarella Sport 2018. Sì. Per cui insomma una bella soddisfazione per Sergio, che in questo libro racconta tantissimi aneddoti anche legati al grande presidente, a Agnelli, insomma a quella Juve straordinaria fatta di grandi campioni, Zoff, di Caprini, di Tardelli, di Boniek, di Platini, insomma è lui stesso, insomma, che era un giocatore a cigno, ha segnato 24 gol nella Juventus. Sì. Ed era uno che si faceva sentire, insomma sarà credo una serata all'insegna dei racconti, degli aneddoti dello sport, a cui ovviamente sono invitati non soltanto i juventini ma gli amanti e gli appassionati del calcio, quelli che per esempio tutti al completo vorrebbero che Ronaldo arrivasse alla Juventus, diciamoci infatti, le cose come stanno. Che si dice tanto, dai. Quindi, sì, bravo. Sì. Sarà un bene per il calcio italiano, ecco, questa è la verità. Senti, a proposito ancora di questo libro, mi dicevi tantissimi aneddoti. Io adesso te ne vorrei proprio strappare solo uno e poi ricordare ancora una volta questo appuntamento. Non so, una cosa veramente molto breve che ti ha colpito. Di beh, ti dico, degli aneddoti, ma ce ne sono veramente tanti. Uno tra tutti, per esempio, erano le mitiche telefonate di Agnelli, del presidente Gianni Agnelli, che pare chiamasse sempre la mattina alle 5, tra le 5 e le 6, insomma all'alba. Uno staccano vista. come i grandi uomini, dormiva poco e soprattutto sì. Si svegliava molto presto al mattino. E lui usava chiamare anche molto presto i calciatori, e una volta chiamò Sergio al telefono per comunicargli non so che cosa, insomma, però. E squillò il telefono e disse: buongiorno, sono il presidente, che fa, dormiva? E Sergio disse, no, rispose subito dicendo no presidente, come no, stava dormendo beatamente. Oddio, invece, poverino. No. Sì. Dai, senti, allora questa sera 20:30 dove? Quando? Sì. Perché? Allo Juventus Club Gigi Buffon di Cerignola, via Aurelio Saf, insomma siete tutti invitati, come dicevo, sarà una serata di racconti e di storie, di aneddoti legate alla Juve, ma allo sport in generale. Benissimo. Savino, la prossima volta invece ci racconterai ancora una volta dei tuoi scritti, l'hai già come fatto. Come no, sembrano, io sto girando ancora. Bravo, molto, girando molto interessante. Io parole dalla radio. Benissimo. Grazie mille. Ti ringrazio Savino Zappa, buona Radio giornata. Master. Ciao caro, ciao. Buona giornata, grazie, ciao. Radio Master.